Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio primo video. Oggi vi volevo parlare di una funzione molto carina che ho scoperto di recente, disponibile sull'ultima versione di macOS per gli utenti che come me usano VoiceOver per utilizzare il Mac. È una funzione che permette a noi persone non vedenti di farci descrivere le immagini che troviamo su internet o su qualsiasi applicazione. Io l'ho provato su dei testi che ho che sono scannerizzati male, nel senso che non vengono letti correttamente da VoiceOver, e lui più o meno me li legge. Non è proprio il massimo, però più o meno funziona. Ma l'ideale sarebbe usarlo come per farsi descrivere le immagini, e su quello funziona benissimo, direi. Ho già preparato un'immagine, cioè ho già preparato una pagina di Wikipedia che sicuramente avrà delle immagini, e niente, prima vi faccio vedere come si attiva questa funzione. Io ce l'ho già attivata, però vi faccio vedere lo stesso perché è veramente molto utile. Praticamente lui utilizza l'intelligenza artificiale che è presente nei Mac, in realtà c'è anche sugli iPhone nuovi, io infatti non ce l'ho perché ho un iPhone 7. Usa l'intelligenza artificiale dei dispositivi per permettergli di decodificare che cosa è presente nelle immagini, e ci riesce abbastanza bene. Devo dire la verità, mi ha sorpreso questa cosa. Allora, apriamo il nostro VoiceOver, Utility VoiceOver, quindi VoFO8. Apro Utility VoiceOver. Utility VoiceOver. Eccolo. Utility VoiceOver. Finestra. Adesso scendiamo nelle categorie fino Generali. all'ultima categoria. Verbosità. Voce. Navigazione. Web. Audio. Elementi Vis Commander. Braille. Attività. Riconoscimento VoiceOver. Eccolo qua, riconoscimento VoiceOver. Ci spostiamo a destra con destra, freccia destra, freccia sinistra, o con il trackpad. Io uso il trackpad perché mi trovo meglio. Ah, ovviamente io in questo momento do per scontato che chi guarda questo video sappia usare, muoversi nel Mac con VoiceOver. In caso mi scuso in anticipo. Allora, eccola, Utilizzando l'intelligenza artificiale presente sul dispositivo, il Mac infatti. migliorerà automaticamente l'accessibilità delle immagini. Non è consigliabile fare affidamento su questa funzionalità se rischi di riportare lesioni o danni in situazioni di elevato pericolo per la navigazione oppure per la diagnosi o il trattamento di condizioni mediche. Poi Oscurato. ho un po' esagerato, ma va bene. Allora, andiamo qui. Descrizioni immagini selezionato riquadro. Voi ve lo Se abiliti troverete deselezionato. Una volta che lo selezionerete, lui vi scaricherà in automatico il pacchetto di file necessario per permettergli di descrivere le immagini. Pesa pochissimo, sembra un 120 mega o più o meno. E quindi niente, lo cliccherete, lo selezionerete. E infatti se io vado a destra, il Mac leggerà ad alta voce le descrizioni delle immagini presenti nelle app su internet. anzi, non l'ho fatto finire di parlare. Descrizioni immagini selezionato riquadro. Se abiliti questa opzione, attiverai il download dei dati necessari al miglioramento del riconoscimento delle immagini. Il Perfetto. Mac leggerà ad alta voce le descrizioni delle immagini presenti nelle app su internet. Sì, va bene. Aiuto, pulsante. Purtroppo questa funzione è ancora in inglese perché deduco che sia sperimentale, e quindi non l'hanno ancora fatta in italiano, però funziona come vi ho detto. Adesso andiamo su Safari. Quick Time Play Safari. Safari, MacBook Air Wikipedia, finestra. È una pagina che sicuramente avrà delle immagini. Adesso, Inserisci. Ingrandì. ok, ho scritto ingrandisci così mi trovo su un'immagine. Vediamo l'etichetta della descrizione di Wikipedia che cos'è. Link, Steve Jobs. Durante la presentazione del portatile. Al fine di ritornare. Link. File, stile trattino basso Jobs trattino basso with. Questa è un'immagine. Per farmi descrivere l'immagine è sufficiente premere VO, CTRL OPTION, SHIFT L.
ci metterà 2-3 secondi e poi mi descriverà l'immagine. La prima volta potrebbe non funzionare. L'elemento non ha una descrizione dell'immagine. Infatti, quindi Link, file, stile trattino basso. mi sono riposizionato, riproviamo. A person holding a laptop and posing for a photo in front of a white background. Avete sentito? Una persona che tiene in mano un portatile e si mette in posa per una foto di fronte a una superficie bianca che non so che cosa sia. Beh, direi che funziona egregiamente. Se io vado su un testo invece. Magnetico, in modo tale che si stacchi dal computer quando qualcuno ci inciampa per evitare che quest'ultimo cada. E provo a farmi descrivere, mi dovrebbe dire il testo. Align of text on a white background, potenziale testo rilevato, computer quando qualcuno ci inciampa per evitare che quest'ultimo cada. Ha saltato la prima parte, però va bene. Utility voiceover, Ok, utility ritorniamo. voiceover, utility voiceover, finestra, aiuto. E niente, questo è quanto. Spero di esservi stato utile, chi guarderà questo video. E niente, vi auguro una buona giornata, una buona serata in questo caso, perché io sto registrando alle 11 di sera. E arrivederci. Menu extra. Dropbox 103. Interrompi.